Buonanotte e benvenuti alla terza edizione del TG6. In apertura parliamo di incendi e boschivi. L'Abruzzo, secondo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, è tra le sei regioni d'Italia. Che ehm, non sono dotate di mezzi aerei per combattere le emergenze. Incendi. Il Forum dell'Acqua è intervenuto sull'argomento, invitando la Regione Abruzzo a rimodulare i fondi del Masterplan, tagliando opere inutili e rimodulando quelle troppo. Costose come la Fondo Valle Sangro per trovare i fondi necessari all'acquisto delle attrezzature antincendio e si parla in particolare di un eh, mezzo aereo, un elicottero. Sentiamo l'intervista all'Augusto De Santis. Qualcuno con la mente è tornato indietro a qualche mese fa alla tragedia di Rigopiano, spostando l'attenzione sugli incendi, questa volta e non sulle valanghe. L'Abruzzo, almeno stando anche le parole del capo della protezione civile Curcio. Sarebbe tra le regioni non dotata di un elicottero e di, di tutto quello che serve per il piano antincendio? Sì, la regione Abruzzo, secondo quello che ha detto Curcio, è priva di mezzi aerei per lo spegnimento in emergenza degli incendi più gravi. Io voglio ricordare che nel 2007 questa regione è stata devastata da incendi veramente pazzeschi che hanno distrutto un, decine e decine di migliaia di ettari di eh, bosco. Eh, ovviamente ci sono problemi di tutela della pubblica incolumità e presentarsi all'appuntamento estivo, peraltro con una stagione molto secca, senza i mezzi adeguati, appunto ci fa ricordare brutte storie che purtroppo questa regione ha vissuto eh, recentemente. Ecco, essere impreparati non è più possibile perché i rischi ambientali li conosciamo. E quindi bisogna eh, so, approntare tutti i mezzi eh, per poter fronteggiare questa emergenza, perché poi in Portogallo è accaduta una vera e propria tragedia. Chiaramente un elicottero non si compra dalla sera alla mattina e, e ci vogliono fondi per poter eh, acquistarlo. Dove reperirli? Magari cambiando il master plan, prendendoli da opere forse sovradimensionate? Sì, eh, il master plan contiene opere faraoniche da costi spropositati, ci sono anche delle opere che si dovrebbero anche fare, parliamo della Fondovalle Sangro, però se i costi standard europei sono 6 milioni di euro a chilometro e la Fondovalle Sangro ne viene a costare 36 milioni di euro a chilometro, neanche fosse un'autostrada, un beh lì vuol dire che c'è un errore, l'errore è stato spostare il tracciato da una zona a basso rischio frana a una zona a massimo rischio idrogeologico. Questo fa capire anche la follia delle procedure. Beh, questo ha fatto esplodere i costi che sono, a mio avviso, insopportabili e va cambiato il master plan dando poche risorse dove serve, ovviamente, però spostandole sulle vere priorità che sono il risanamento del territorio, la bonifica, la prevenzione dei disastri ambientali, anche la messa in sicurezza di scuole ed ospedali. Queste sono le vere priorità di questa regione il master plan purtroppo va nella direzione opposta. D'ora una notizia di cronaca. Sale sull'auto di un cliente eh, di 73 anni con cui aveva contrattato una prestazione sessuale, ma poco prima ehm, eh, di salire intima all'uomo di fermarsi e sotto la minaccia di una siringa si fa consegnare il portafogli con 180 euro. Protagonista una 19 enne Pescarese già indagata per furto e truffa e sottoposta agli arresti domiciliari con eh, l'accusa di eh, rapina aggravata. La la cautelare eseguita dal personale della sezione antirapina della squadra mobile della questura di Pescara è stata emessa dal GIP del Tribunale Adriatico Gianluca Sarandrea su richiesta del pubblico ministero della procura di Pescara Barbara del Bono. La giovane è stata identificata come responsabile della rapina compiuta in Viale Tiburtina lo scorso 29 maggio, grazie all'esame delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza della vittima che ha fornito descrizioni accurate. Adesso andiamo a Montesilvano. Dopo un lungo tira e molla, i venti africani, ex inquilini delle palazzine di via Ariosto, hanno dato parere favorevole alla sistemazione alternativa proposta dal sindaco Maragno. Ieri sera sono stati accompagnati nelle strutture Caritas di Pescara. Sentiamo Andrea Costantini. Da ieri sera hanno deciso di farsi ospitare a Pescara in strutture gestite dalla Caritas. Sembra dunque rientrare l'emergenza degli sfollati del ghetto di via Riosto a Montesilvano che dopo un tira e molla durato diversi giorni hanno avallato la nuova sistemazione. Non sono mancati momenti di tensione in questo periodo, da quando, lo scorso 31 maggio, a seguito di una vasta operazione interforze, sono state sgomberate le palazzine di via Riosto occupate da africani, per lo più senegalesi. Se un centinaio di loro avevano provveduto a trovare una autonoma sistemazione per gli altri una ventina la situazione era diventata complessa poiché si erano da subito opposti alle sistemazioni alternative proposte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco francesco maragno solo un paio di anziani aveva detto sì alle strutture della caritas il drappello dei residenti si era invece accampato nel tratto di spiaggia libero a ridosso del curvone della riviera tra i grandi alberghi e lo stabilimento tamanaco dormendo all'interno delle tende lì sistemate e stazionando stabilmente a ridosso della pista ciclabile sempre sul lungomare, uno stato delle cose che aveva generato tensione tra cittadini e balneatori che nella zona hanno le attività, tanto che le forze dell'ordine hanno comunque mantenuto dei presidi fino a intervenire con una nuova operazione interforze che aveva permesso di censire 17 africani, 10 dei quali irregolari. Proprio mentre il sindaco Maragno si accingeva a utilizzare il DASPO di sicurezza urbana del decreto Minniti, la diplomazia ha avuto la meglio e nel tardo pomeriggio di ieri gli ex inquilini di via a Riosto hanno di nuovo incontrato il primo cittadino hanno dato parere favorevole alla nuova sistemazione e sono stati accompagnati in pullman nelle strutture Caritas di Pescara E adesso andiamo davanti all'ospedale di Pescara dove questa mattina c'è stato un sit-in di protesta di sindacati e lavoratori delle società e dei servizi, in particolare in questo caso di quelle che lavorano all'interno dell'ospedale di Pescara vediamo insieme il servizio sono più di 49 mesi che non si riescono a rinnovare i contratti nazionali. Del settore del pulimento e della ristorazione collettiva in particolare. Perché sta avvenendo questo? Non perché abbiamo chiesto aumenti salariali spropositati, ci siamo mantenuti proprio nello stretto necessario. Ciò che le aziende non vogliono sottoscrivere è riconfermare i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori. Con la scusa di dover risparmiare cercano di abbassare queste tutele. Il settore pubblico paga contratti salati. Compreso il costo del personale alle imprese, le imprese risparmiano sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle dei cittadini. Questa è la verità e per questa ragione noi protestiamo. Qual è il clima che si vive all'interno delle aziende? Ma I lavoratori sono stanchi e stressati perché come diceva il collega loro sono sottoposti a cambi di appalto frequenti. Abbiamo appalti grandi come questo la ASL che è comunque ha una scadenza triennale, per cui il lavoratore ogni 2, 3, 4 anni è costretto a rivedere il proprio, la propria condizione lavorativa. La clausola di salvaguardia ehm, rende l'occupazione garantita, ma, ma neanche la qualità dell'occupazione. Quindi noi spessissimo ci troviamo a dover difendere anche il salario. Sono oltre un milione e mezzo in Italia che attendono questo rinnovamento nuovo contrattuale che noi riteniamo debba assolutamente in questo momento essere confermato. E dei fatti vengono definiti lavoratori invisibili perché comunque lavorano nei momenti in cui nessuno li vede e garantisce sia esso per quanto riguarda l'igiene degli ambienti dove altri lavoratori poi durante la giornata svolgono le proprie attività e sia per quanto riguarda le attività che siano esse ospedaliere o scolastiche o di imprese pubbliche o private. Che comunque servono a garantire quel minimo di mantenimento di diritto sia per se stessi che per altri lavoratori. Dobbiamo tener conto che sono tutti lavoratori part time, che lavorano due, tre, quattro ore al giorno e molto spesso le imprese cercano e tentano di fare più riprese lavorative, da una, due a tre riprese lavorative. Chiudere i tunnel della morte fino a quando non verranno messi in sicurezza Leandro Bracco, consigliere regionale di Sinistra Italiana, sposa l'appello di Paolo Donofrio, referente regionale dell'AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, dopo l'ennesima tragedia accaduta nella Galleria Le Piane sulla variante alla statale 16 a Francavilla al Mare. Come sottolineato da Donofrio stesso, nelle due gallerie che si susseguono, Le Piane e San Silvestro, afferma Bracco. In in dieci anni eh, ha perso la vita una ventina di persone. Non si tratta di semplici incidenti, ma di sinistri seguiti a sbandamenti e uscite di strada che si sarebbero potuti evitare se la strada e le gallerie stesse fossero state progettate secondo le direttive europee, cioè con corsie ampie e non a doppio senso di marcia. L'associazione Pescara Mi Piace torna a puntare l'attenzione sulla balneabilità del mare di Pescara e, per farlo, eh, porta l'attenzione dei dati eh, su eh, analisi effettuate eh, dall'ACA, questa volta e non dall'ARTA, eh, che rivelano eh, problematiche eh, nella zona della Madonnina, nei pressi del Porto eh, Canale. Andiamo a vedere insieme il servizio. Ci sono delle analisi condotte questa volta dall'ACA, non dall'ARTA, a fine maggio che mostrano dati preoccupanti, voi dite, per quanto riguarda l'acqua. Qual è la situazione? La situazione è come sempre torbida e non soltanto rispetto all'acqua, ma rispetto ai dati, alla pubblicità che le amministrazioni danno: dei dati reali o meno e al fatto che non ci sia affatto chiarezza in merito alla salute del nostro mare, cosa che ci interessa più di ogni altra cosa. La verità è fondamentale perché la verità stabilisce un rapporto di fiducia tra cittadini, quindi utenti del mare, ma anche operatori commerciali. Noi sappiamo che il 25 maggio ci sono stati diversamenti importanti per l'apertura delle famose pompe di sollevamento, l'ACA questa volta e non l'ARTA non sappiamo perché ha effettuato delle analisi, queste analisi sono rimaste secretate o quantomeno non pubblicate. Da queste analisi sembrerebbero emergere risultati molto preoccupanti, il Sindaco pochi giorni dopo annuncia un mare pulito e splendido. Noi ci auguriamo che sia così come dice il Sindaco, ma non riusciamo a comparare i risultati che abbiamo pubblicati, anzi non pubblicati dall'ACA, con le dichiarazioni del Sindaco che non sono supportate da alcun documento. Per questo chiediamo all'amministrazione, all'ACA, all'ARTA, al Sindaco qual è lo stato reale di salute del nostro mare. Quali sono i dati in vostro possesso? Allora, i dati sono allarmanti perché i risultati del 25 maggio, prelievi fatti proprio in questo posto, davanti alla pompa B0, alle 7:30 del mattino, parlano in una piccola provetta di 100.000 Escherichia coli in microgrammi per metro cubo, quindi è un dato allarmante, 20 volte oltre il limite previsto dalla legge. Sono stati concessi altri 15 giorni di tempo per presentare le domande relative al bando fare centro che ha il fine di ricollocare attività produttive all'interno del centro storico dell'Aquila. Finora sono 30 le stanze già inoltrate. Sentiamo Daniela Rosone. 30 le istanze depositate per ora per il bando Fare Centro, ma verrà prorogata di 15 giorni, fino a metà luglio, la scadenza per la presentazione delle istanze. Il bando Fare Centro è stato emanato, come è noto, dalla Regione Abruzzo per la ricollocazione di attività commerciali nei centri storici terremotati del 2009. A una settimana dalla scadenza iniziale del 26 giugno, il direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, conferma che ci sarà questa proroga. Si tratta di 20 milioni di euro programmati tra il 2016 e il 2018 per sostenere chi ha riaperto o intende farlo nei centri storici dell'Aquila, delle sue frazioni e dei comuni del Cratere, oltre che in località speciali che sono state inserite come Fonte Cerreto o San Pietro della Ienca, con contributi che vanno da 20 a 200 mila euro. Le istanze effettivamente depositate ad oggi sono 30, sono ancora in busta chiusa, verranno aperte dopo la scadenza prorogata. Tra gli obiettivi generali del bando c'è il sostegno al rientro delle attività economiche dei centri storici e nelle altre aree ammissibili, il trasferimento di attività già esistenti o l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, il processo di riqualificazione urbana in via della Croce Rossa nonché favorire il rientro nei centri storici degli ordini professionali, delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. Il bando prevede 12 milioni di euro per il Biennio in corso, 5 milioni per il 2017 e 7 milioni per il 2018, ma in conferenza stampa all'inizio si parlò di altri 7,5 milioni per il 2016, portando quindi il totale a circa 20. Il BIM di Teramo ha indetto un tavolo tecnico con esperti del settore per approfondire il fenomeno del cyberbullismo. Una rete locale per prevenire e affrontare il fenomeno del ciberbullismo e i rischi della grande rete. Una rete che spesso si trasforma in una vera e propria trappola per molti giovani e giovanissimi. Con questo obiettivo nella sala assemblee del consorzio BIM di Teramo si è svolto un tavolo tecnico alla presenza di esperti del settore, sindaci, delegati dei servizi sociali e dirigenti scolastici del comprensorio. Il problema della privacy è proprio uno dei, dei grossi problemi quando si trova il minore a utilizzare utilizzare questi mezzi, più che altro perché spesso e volentieri non si rende conto del, dei rischi e delle conseguenze eh, che si hanno diffondendo delle informazioni personali. Le condizioni diciamo psicologiche di una vittima vanno veramente affrontate eh, a partire diciamo a monte, quindi è uno studio un po' che parte sicuramente dalla famiglia, dalla scuola fino ad arrivare alle istituzioni sociali, ecco perché eh, oggi sicuramente è un momento, eh, di, un punto di partenza per dare un'attenzione Importante ad un fenomeno che è il cyberbullismo diverso dal bullismo classico che conosciamo. Quindi, la vittima è una vittima sola fondamentalmente si ritrova sola rispetto ad una vittima di bullismo classico, quindi fisico, perché deve combattere contro eh, l'anonimato, quindi contro la rete, contro l'infinito, per cui eh, c'è bisogno di una, diciamo, di una condizione sociale molto forte che avvicini le istituzioni, le famiglie, la scuola, per al di là di proteggere e quindi evitare che uno su dieci vittima di cyberbullismo arrivi al suicidio, cioè questa è una condizione tragica prima di questo bisogna prevenire. Nell'ambito del ciberbullismo il Consorzio BIM di Teramo, oltre a mettere a disposizione ampie conoscenze e competenze su questi temi nel territorio, supporta l'iniziativa promossa dalla The Circle in collaborazione con l'associazione Project San Gabriele. Si tratta di un tema di grandissima attualità, il nostro supporto come Consorzio BIM per creare per l'appunto una rete che sia uno strumento operativo assolutamente efficace, che mette insieme magari le istituzioni, quindi anche i comuni, i i dirigenti scolastici, ma soprattutto le famiglie che sono come dire, gli attori protagonisti di questo rapporto con i figli per evitare queste problematiche. Questo è il servizio di Tania Bonici Castelli, restiamo sempre a Teramo dove l'Istituto Zooprofilattico ha portato in piazza la ricerca durante quattro serate allestite nella centrale piazzetta del sole, cuore del centro storico della città. I teramani si sono dati appuntamento in Piazzetta del Sole per quattro sere consecutive, grazie all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che ha pensato bene di organizzare quattro incontri di divulgazione scientifica nel centro storico di Teramo, Piazza del Sole appunto, un luogo un po' trascurato e ancora troppo poco conosciuto, uno spazio che l'IZS invece ha intenzione di riqualificare con il supporto dell'amministrazione comunale di Teramo e questa riqualificazione passa attraverso la cultura. Ecco perché è stato Vestito proprio qui il Museo del Gatto che in queste quattro serate è rimasto aperto al pubblico fino a mezzanotte. I quattro appuntamenti in piazzetta sono stati un'occasione di dialogo con i cittadini per presentare in maniera divulgativa alcune delle attività che l'Istituto svolge per il benessere, la sanità animale, la sicurezza alimentare e ambientale. Sono stati anche proiettati i cortometraggi vincitori delle sette edizioni del premio speciale Caporale per un filmato che racconti la relazione uomo-animale-natura, indetto dall'Inz. S. di Teramo nell'ambito del premio internazionale della fotografia cinematografica Gian anni di Venanzo, curato dall'associazione Teramo Nostra. Era bello portare intanto all'esterno delle attività di ricerca e anche di studio che l'Istituto Zooprofilattico fa da anni nei vari settori della sicurezza alimentare, ma anche della sanità animale, del benessere animale, perché ci sono dei temi che sicuramente possono essere trattati con la semplicità che può interessare alla generalità delle persone. Poi ci sono temi un po' più particolari che sono di nicchia e che riguardano un particolare settore scientifico e allora era carino portare all'esterno l'istituto perché vive nella città di Teramo da sempre ma sembra una cosa estranea alla città e portarla in questa piazzetta che secondo me è una parte storica della città molto bella e che va riqualificata e riqualificarla su un tema culturale insieme al primo di Venanzo sicuramente è un buon modo per ripartire. Un successo dunque questa formula tra divulgazione scientifica, cultura e cinema curata dall'IZS di Teramo che ha avuto l'idea di far uscire fuori dai laboratori la ricerca e portarla in piazza affinché tutti ne potessero godere. Più attenzione per il centro della città e in particolare per Piazza Darmi all'Aquila, quello che chiedono i commercianti al prossimo sindaco del capoluogo di regione. Vediamo siamo nel mercato di Piazza d'Armi, il punto di incontro di unione dei commercianti aquilani che prima del terremoto eh, vendevano in Piazza Duomo nel cuore della città. Lo facciamo periodicamente, siamo venuti a chiedere come vanno le cose. Eh, da più voci si leva una richiesta, anche per quella che sarà l'amministrazione che verrà, di realizzare finalmente all'Aquila un mercato coperto. I commercianti infatti, soprattutto l'inverno, si sentono penalizzati. Quello del mercato coperto continua ad essere un desiderio per i commercianti di Piazza. Se le cose in estate vanno meglio e qualche affare in più lo si fa, in inverno le difficoltà per una città come l'Aquila sono notevoli e così per i ambulanti che spesso non possono montare neanche le loro bancarelle a causa delle condizioni atmosferiche. Il mercato di piazza d'armi diciamo che attualmente con la chiusura delle scuole va un po' a rilento. C'è da dire che noi siamo molto penalizzati quando c'è brutto tempo, quindi avremo anche bisogno proprio di Proprio un bisogno repellente di una copertura del mercato, altrimenti le cose non è che vanno tanto bene. Al futuro sindaco della città dell'Aquila una serie di richieste, magari più attenzione per la categoria. Siamo a pochi giorni dal ballottaggio che decreterà il nuovo primo cittadino di questa città, eh, saranno anni impegnativi, l'Aquila è piena della ricostruzione. Voi avevate diversi progetti, il mercato coperto e quant'altro. Quali impegni chiederete come, come categoria al nuovo sindaco? Allora, al Nuovo sindaco gli chiediamo di mettere le navette al mercato, che sono molto importanti perché i nostri clienti cercano le navette, che se ne vedono ben poche, in tutte le parti, ma al mercato soprattutto perché c'è persone anziane che vogliono venire al mercato e sono molto fiduciosi del nuovo sindaco, che sarà o uno di destra o di sinistra, che verrà a governare questa città. Speriamo la persona più giusta. Galline in centro storico a Lanciano, i residenti sono infuriati con un piccolissimo allevamento tenuto da una signora all'interno della sua abitazione. Vediamo. Quelle che vedete sono comuni galline, quello che non sapete è che sono allevate in pieno centro storico a Lanciano. A mostrarcele dalla finestra di casa sua è la signora Nunzia, una dei residenti del Vico 44 Garibaldi nel quartiere Santa Giovina. Con l'arrivo della bella stagione però l'odore degli escrementi insieme a quelli prodotti dagli onnipresenti piccioni e dai tombini intasati hanno reso l'area del Vico irrespirabile con la conseguenza che diventa impossibile aprire finestre e balconi. Ma a preoccupare i residenti è anche l'instabilità di un Edificio disabitato e abbandonato da decenni è pericolante. Il temporale di sabato scorso ha provocato il distacco della grondaia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che però si sono limitati a posizionare due transenne per segnalare la zona di pericolo. Nel corso della mattinata intanto due tecnici del settore politica ambientali hanno effettuato un sopralluogo scattando fotografie anche alle galline. Ora per i residenti non resta che sperare che l'amministrazione comunale faccia finalmente del suo meglio per trovare una soluzione, magari prima che l'estate scoppi e la puzza diventi davvero insopportabile. Anche quest'anno in occasione del Corpus Domini a Castilenti è stata organizzata la cosiddetta Infiorata, vediamo di cosa si tratta nel servizio dei colleghi di Vestina News. L'Infiorata è una bellissima manifestazione che si svolge a Castilenti ogni anno in occasione del Corpus Domini. L'infiorata che vedete su questa via viene fatta da infioratori non professionisti ma che sono diciamo, delle persone normali di Castilenti, mamme di famiglia, ragazzi che seguono il catechismo e giovani che frequentano la parrocchia e che ogni anno scelgono i quadri da, eh, diciamo, da fare e con notevole lavoro che comincia anche due settimane prima cercano di infiorare al meglio questa via. Quest'anno è stato dedicato al 18 gennaio 2017 alla immane tragedia che ha colpito una delle zone vicine a noi, Rico Piano, e a tutti i ragazzi che sono morti in quella tragedia. Per questa festa dell'infiorata nel giorno del Corpus Domini che la Chiesa celebra dal XIII secolo, quando eh, nella Chiesa, all'interno della Chiesa c'era questa riflessione su se in quel pane, in quel vino c'era veramente la presenza reale di Gesù. Allora questa festa è stata istituita quel, in quel tempo nella Chiesa per ridire che in quel pane, in quel vino che noi vediamo dopo la consacrazione lì c'è veramente il corpo e il sangue di Cristo come poi a seguire i miracoli eucaristici a partire dal primo che nella storia che è quello di Lanciano poi ha fatto realmente vedere ed ora apriamo la pagina sportiva, iniziamo parlando del Pescara. Mamadou Koulibaly potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo quello di ieri, un nuovo incontro nelle ultime ore potrebbe portare alla ratifica dell'accordo. Dal club nerazzurro potrebbe arrivare a Pescara Marco Carraro, recente vincitore del titolo Primavera. Sentiamo Andrea Costantini. E all'improvviso è sbucata l'Inter. Mamadou Koulibaly, il gioiellino senegalese del Pescara, appetito da mezza Serie A, potrebbe finire proprio al club nerazzurro. Dopo l'incontro avuto ieri a Milano dal presidente Sebastiani con la dirigenza interista, bruciata dunque la folta concorrenza con Juventus in primis, ma anche Milan, Atalanta e Sampdoria, che nelle scorse settimane avevano chiesto informazioni su Koulibaly, dandosi appuntamento a futuri incontri. Invece, l'attacco sferrato ieri dall'Inter ha lasciato il segno, e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro. Per la chiusura. Si rinforza dunque l'asse Pescara-Inter, lo stesso che lo scorso anno aveva portato allo sviluppo della trattativa per la cessione di Caprari e l'arrivo di Biraghi a titolo definitivo e di Manai in prestito. Culibali finirebbe in nero azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto per l'Inter. Tra le contropartite dell'operazione, l'approdo a Pescara di Marco Carraro, centrocampista classe 98, fresco di titolo con la primavera di Stefano Vecchi. Sempre con l'Inter, il Delfino aveva già definito in linea di massima l'approdo in riva l'Adriatico della Mezzala Andrea Palazzi, lo scorso anno sempre in B alla Provercelli e l'asse potrebbe portare altri risultati perché se è molto difficile arrivare al centrale Zigno van non è affatto tramontata l'ipotesi del prestito del terzino Federico Vaglietti. Ore decisive per il centravanti Simone Andrea Ganz, l'uomo scelto da Zdenek Zeman per essere il riferimento centrale del suo tridente. Sul giocatore di proprietà della Juventus, l'ellas Verona ha un diritto di opzione e da tempo fino a domani per poterla esercitare. Da giovedì, insomma, il quadro sarà più chiaro e se il giocatore, come sembra, dovesse restare di proprietà della Juventus il Pescara lo potrà prelevare, a meno che il presidente del Genoa, Preziosi, non affondi sul cartellino dell'ex Comasco come nuova ripicca per il mancato arrivo di Lapadula lo scorso anno. Sul fronte uscite resta forte nelle ultime ore il pressing del Benevento sull'Edian Memushai e l'interesse del Cagliari verso Cristiano Biraghi, ma il club del presidente Giulini se la deve vedere con Udinese e Doria. Intanto, sempre oggi, il Pescara ha annunciato il prolungamento dell'accordo con lo sponsor tecnico RA per altri quattro anni e dunque fino al 2021. In casa Teramo il problema principale sarà la gestione dei tanti giocatori sotto contratto. Ben 16, ma il patron biancorosso Luciano Campitelli è chiaro: chi non vorrà rescindere andrà fuori rosa. Sentiamo l'intervista di Jacopo Forcella. Presidente Campitelli eh, l'ha definito questo l'anno zero. E se vogliamo, per il Teramo è un po' una novità: ripartire con un obiettivo da costruire strada facendo, con asta e repetto. Se non ripartivamo da questo obiettivo si sono visti i risultati negli ultimi due anni, quindi ci conveniva ripartire da questo obiettivo, ricostruire, cercare di, di ritornare a essere umili, a essere vogliosi, a essere eh, grintosi, avere la voglia di vincere le partite eh, e non pensare solo al contratto, perché qui negli ultimi due anni si è pensato al contratto e non a un progetto oggi pensiamo al progetto ha parlato in conferenza stampa ha detto eh, probabilmente andranno via tutti quelli che c'erano l'anno scorso o comunque la stragrande maggioranza ce la farà il taramo a fare un'operazione del genere è molto complicato ma io penso che chi non andrà via eh, andrà eh, fuori rosa e quindi vuol dire che starà un anno, un anno a spasso verranno pagati ma sicuramente chi non andrà via io in prima squadra non li porterò sicuramente perché eh, qui se non si pensa a, a essere ancora padroni del nostro teramo a questo punto noi ci possiamo ritirare in convento. Quindi eh, ripeto insieme all'allenatore sceglieranno i calciatori che loro vorranno per creare una squadra come ha detto lui di persone eh, giuste, con la giusta esperienza e tanti giovani, questo sarà l'obiettivo, ma per tutte quelle persone che noi riterremo eh, che non, non c'è più posto in questa società, sicuramente eh, in un modo o in un altro andranno via. Ha parlato di un piano triennale, bene, Luciano Campitelli dove si aspetta che sarà tra tre anni il teramo? Facciamo questo primo anno e poi vediamo quanti elementi ci possono volere per... Crea, ricreare una squadra dove in tutti i settori sia pronta e poi da lì si vedrà, noi quest'anno non dobbiamo sbagliare, quindi siccome non dobbiamo sbagliare cercheremo di, di fare il massimo e, e ricreare, ripeto, una banda di giovani che vogliono correre perché tanto qua si vince col correre, non si vince con le chiacchiere, non si vincono solo con i campioni. Se ne dobbiamo mettere uno, due o tre noi li metteremo, ma poi ci vogliono gente che corre e basta. E allora provo ad interpretare io il suo discorso. Tra tre anni Campitelli si immagina di realizzare di nuovo quel sogno che ha tenuto per due anni chiuso in un cassetto? Io non mi immagino niente, immagino che quest'anno dobbiamo salvarci in fretta, perché quello che ho passato quest'anno non lo auguro a nessuno. Dopo aver lasciato il Francavilla l'imprenditore Fabio De Vincenti si è pronto a intraprendere una nuova sfida alla guida del Lanciano 1920. Ieri il neopresidente presidente è stato presentato alla città nella casa di conversazione davanti a centinaia di sportivi rossoneri. La squadra dovrebbe partecipare al campionato di prima categoria ma De Vincenti e i tifosi confidano nel ripescaggio in promozione. Lanciano, affamata di calcio e bagno di folla, traboccante di entusiasmo, e finalmente il rosso nero in bella mostra in piazza Plebiscito, simbolo di rinascita e voglia di riprendere un cammino glorioso. Al via, infatti, il nuovo corso del Lanciano Calcio, Lanciano 1920 per la precisione, con tanta curiosità, la voglia di tornare grandi dopo un anno in pratica di riflessione, con la rabbia dei tifosi per l'incredibile epilogo della Virtus non ancora sbollentata. Nell'ex casa di conversazione, ecco il neo presidente. Rossonero l'imprenditore Fabio De Vincentis che ha incontrato per la prima volta pubblicamente ufficialmente il popolo rossonero spiegando i motivi della decisione di lasciare Francavilla, obiettivi e speranze adesso alla guida del club Lancianese insieme a De Vincentis i soci tenaci dell'associazione Lanciano Rossonera che hanno preso per mano il Marcianese per poi fondare il Lanciano 1920, progettare e poi il sindaco Pupillo, bello l'applauso scrosciante alla signora Angelucci, simbolo di un passato glorioso e di stile. E con il presidente sono arrivati anche Antonio Pacciarella e Francesco Di Gennaro, parte dello staff tecnico che collaborerà gomito a gomito con De Vincentis. L'obiettivo è solo uno, far tornare grande il lanciare. Presidente De Vincentis, innanzitutto quanta emozione l'emozione ci sta ma è giusto che ci deve anche stare perché in un percorso del genere non farsi prendere un po' dall'emozione significa essere veramente uno abbastanza cattivo con se stesso, in certi casi lo sono pure però è giusto che per una piazza come il Lanciano e la mia neopresidenza le giuste emozioni ci devono essere quindi me lo anche gusto Perché ha abbracciato il rossonero? nero? Ma perché una cosa è che i rossoneri sono colori importantissimi e su una scala di colori sono chi è Effettivamente va a primeggiare e al di là dei colori è perché Lanciano è Lanciano, Lanciano ha la sua storia, è Lanciano il suo perché e Lanciano è perché si può fare calcio in modo eh, diciamo, strutturato e nel tempo. La prima categoria ma la speranza è anche di ripartire dalla boh, promozione? Guarda, diciamo oggi non possiamo dire nulla, è troppo embrionale questa, eh, questo tipo di risposta da parte mia perché il percorso per vedere il Lanciano in quale categoria gioca nell'anno 21 è ancora lungo da fare, quindi dovremo lavorare per cercare almeno, almeno di poter dare la categoria superiore, se no ripartiamo dalla prima categoria quello che ci conventa. Chiudiamo con una notizia di atletica. Salvatore Angelozzi dell'Atletica Vomano Gran Sasso ha conquistato il titolo italiano di salto triplo under 18 stabilendo. In gara il nuovo record regionale di categoria durante i campionati nazionali individuali disputatisi a Rieti. 14,95 metri, misura minima per la partecipazione ai mondiali Under 18 e per i campionati europei Under 20. In programma nel mese di agosto in Italia Grosseto. Il giovane allievo prodotto del vivaio giovanile dell'Atletica Vomano Gran Sasso, sotto la supervisione del professore Claudio Mazzaufo e Marco Di Marco, nelle qualificazioni aveva saltato 13 metri metri e 95 ma il capolavoro l'ha compiuto in finale atterrando come detto a 14 metri e 95 è tutto anche per l'edizione della notte del tg6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni del tg6 alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buonanotte